candidato di bandito. E ecco, siamo arrivati alla 22esima puntata della serie dei Desaparecidos. Allora, intanto che crescono i nostri campicelli, visto che siamo in autunno, dobbiamo stare attenti a non perderci sto raccolto, sennò per l'inverno siamo un po' sul critico. Allora, intanto acquistiamo un campo e abbiamo deciso di prendere il 47, che è quello davanti a noi, che sono i girasoli. E ovviamente salutiamo la nostra Lady King. Buonasera a tutti. La Queen Farmer. Allora, mettiamo la super velocità e andiamo ad acquistare questo campicello. Così, intanto facciamo anche scorta, solito discorso. Con sta season mode dobbiamo organizzarci. Cavolo, 113.000. Vabbè, quando abbiamo i soldi. Bene, può partire Lady Farmer? Ok. E ecco, la Lady Farmer ha lasciato a piedi King Farmer, che avranno litigato per qualcosa. Allora, una è rimasta a piedi e una è rimasta sulla trevia, vedete? Succede, ragazzi, che il doppione rimanga a piedi. Sì. Chissà che cosa ti ha detto King. Mi ha fatto arrabbiare e l'ho abbandonata. Senza senso. L'ho abbandonato. Hai abbandonato senza dargli neanche il tempo di dargli la risposta. Allora, intanto che fa il bordo, ne vediamo se c'è qualcosina. C'è da riempire un po' la segheria. Diamo un po' i tempi morti, ragazzi, perché lo scopo della season mode è organizzazione e tempi morti, perché se voi non occupate i tempi morti vi ritrovate indietro con tutto, ovviamente. Bisogna sfruttare tutto il potenziale che si ha, tutti i mezzi che si hanno. Un po' di lag, mi sa, a caricare. Sì, anche a te stai andando un po'. Sì. Perché mi ricordo che anche quando a caricare il chip-pad bastava anche andargli da sopra verso il basso, come dire, e si caricava lo stesso. Invece c'è un po' fatto. Vediamo anche qua a scaricare. Vai, adesso un pochino, quindi. E mi sembra che come legname anche dovremmo essere a posto, se andiamo a vedere un attimo. Beh, sono ancora due tronchi, quindi vuol dire che sono 20.000 di meno, 15.000 dai. Più avanti forse in inverno faremo un po' di legna facile. Bene, allora torniamo. Qua dobbiamo sistemare. Lasciare i mezzi proprio così in mezzo. Mezzi in mezzo non è proprio bello. Poi hanno messo anche il fango in questa V6, quindi dovete stare anche un po' piano. Alle derrapate, dovete controllare le derrapate tipo rally. Cosa che piace sicuramente a King, visto che è appassionato di rally. Sì, sì. Così drifting. Così sfoderi il tuo drift all'acqua di McRae. Eh sì.
povero Colin McRae, con tutti i rally che ha fatto è andato a morire in elicottero. Eh sì. La beffa del... Qua sono a posto. Bon, andiamo da King a vedere che punto è. Ok. Ecco, una cosa che potevamo fare era fertilizzarli. No, adesso no. No, prima di raccoglierli. Adesso devi prima devi raccoglierlo. No, ma prima di raccoglierli non potevamo fare uno stadio. Ma... Eh no, perché ormai è già fatto il campo. Certo. È già cresciuto. Vedo che hai qualche lag perché hai lasciato dietro qualche pannocchio e mezzo. No, il problema del lasciare indietro è proprio il... È proprio il campo che hai messo malamente o non ti fa non te lo fa trebbiare giusto quando ti passi. Perché alcune cose te le fa trebbiare, alcune volte salte, allora... Ah, scusa. Aspetta. Mi sa questo campo non è che ci renderà. No. Però dai, però mi sembra che col girasole potevamo darlo ai maialini, mi sembra. Il girasole è mai, sì. Se non vado errato. Beh, vendere robe qua credo che sarà raro. Beh, solo se ci sarà qualche offerta venderemo. Esatto. Colza girasoli o semi di soia? Ah, non è mais o girasoli. Il mais è sempre... Non è intercambiabile, vabbè. Diciamo che la colza la potremmo usare anche per fare i lubrificanti, perché c'è la possibilità di fare i lubrificanti. Il girasole c'è la fabbrica dei girasoli e se in soia anche c'è la fabbrica, quindi direi che la colza non la useremo a fare i lubrificanti, la useremo per i maiali. Invece i girasoli e i semi di soia useremo per le fabbriche. Ma così più o meno questa è l'idea che ho. E poi qua è patate, barbabietole e carote. Ecco, questi tre elementi qua sono anche lavabili. Cioè abbiamo la farm 2, 3, dove ci sono gli impianti per lavare tutti e tre questi... non si chiama materiali, è elementi, non viene il nome. Questi tre... Sì, no. Frutti no, semi no. Cosa possiamo chiamare sti qua? È King, non mi viene il nome. No, piante, queste tre. Risorse, dai, possiamo chiamare risorse. Sì. Non mi viene il nome, ragazzi. Con tutte le parole che ho da dire. Non tre colture. Nome. Ecco, colture, esatto, colture, esatto. Colture. Colture. Allora, vedete che li lascia anche là in mezzo, cioè è proprio un campo... Ma è strano perché non sembra proprio un pendio... No, no, c'è il pendio. Ah, forse è come il campo che c'era, vedete che anche qua
lascia proprio la riga, è come se non riuscisse. Forse devi prenderlo dall'altro lato, King, qua. Ma è uguale. No, invece che andare in giù, vai di traverso. Sono andato di traverso. Non vedi? Se io vado così, però io adesso vado in giù. No, invece che andare in su, vai. Ecco, invece che venire qua e girare giù. Ecco, invece che venire là e poi girare a destra, ritorna indietro da dove sei venuto, come dire. Ma è uguale, li lascia ancora indietro perché vedi? Vedi qua? Vedi? Abbiamo anche le piante pacate, penso a te. Dai. Guarda, guarda se tu vuoi lasciare qua. No, sono un po' più pacate. Va bene ragazzi, lasciamo lavorare King in pace e noi andiamo a scoprire. In pace, adesso stava diventando matto in cabina Lady Farmer. No, è tranquillo che... Allora, direi che questo trattore posso lasciare a metà campo, così si fa modo da una e dall'altra. Guarda come non riprende su, le passate in mezzo. Anche noi ci passiamo sopra con le ruote, andiamo sopra via. Ma vedete? Proprio la pianta che non va, vedete? Ma pensate, anche le piantagioni papate abbiamo, bel mestiere. Sì. Allora lascio qua in strada così non andate in faccia. Pantana. Allora. Andiamo a vedere una nuova. Abbiamo ancora questo, ci prendiamo ancora l'altra. Allora, già prendiamo la zona. Potrei far vedere prima la zona. Sì. Facciamo così un pochettino per cambiare, ragazzi. Vediamo un po' le novità che ci ha dato Farming 17, ovvero la possibilità di visitare i posti. Andiamo a visitare, ecco, vedete. Allora, praticamente queste qui sono le serre. Allora, voi arrivate da qua. Che laggata. Hai fatto anche te una laggata? Sì. Qua aprite il cancello, ovviamente, col tasto sinistro. E abbiamo anche gli F1, così vedete anche voi. Allora, praticamente qua le serre ovviamente sono come le serre di default, ragazzi, soltanto che ovviamente sono più un'altra laggata. Mamma mia, cosa succede oggi? Guarda. Vabbè. Praticamente sono, se non sbaglio, sono 4 serre in tutto. Sì, 4 serre. E praticamente vi chiede per ogni serra, per esempio, vi richiede i bancali, gli euro pallet, acqua e compost. Ovviamente sono come le serre di default, quelle che trovate nel gioco, che vi chiede
retame, sì, retame, concime e acqua. Invece qui vi richiede anche ovviamente i bancali, perché è anche più, più veritiero e più, anche più bello da... c'è più soddisfazione a portare giù tutti gli elementi che servono a fare il prodotto finito. E qui vi fa strawberry, dovrebbe essere CD, non sbaglio, dopo vediamo sul menu. Ecco, qui portate compost, vedete che c'è questa macchia nera, qui portate l'acqua, questo container di plastica, e qua portate yellow pallet, vedete c'è il singolo. Madonna, ma che lagate che fa oggi, che cavolo succede, non è mica brutto tempo qua, e neanche da King è tutto tranquillo. No, ma sono solo io che faccio lag o senti anche te? Anche io. Aperto, forse con gli F1 da fastidio. Penso. E qua c'è la comodità di questi rulli che una volta finito il bancale ve lo sposta, vedete, troverete tutti quanti qua giù. Credo che ce ne stiano 7 o 8 alla fine. Qua vi lascia anche la possibilità di immagazzinare se volete. Sinceramente non l'ho capito, queste tettoie non ci stanno dentro niente a parte i bancali, ma vabbè, hanno messo qua per comodità. Qua stesso discorso, ma è prodotto diverso, ovvero Raspberry Pallet. Non lo so che elemento è, ragazzi. Berry. Guarda che ci dovrebbe essere il simbolo. Dovrebbe esserci il simbolo, aspetta, vediamo. Beh, basta vedere anche dentro, ragazzi, che ne hai visto. Basta vedere dentro cosa sono. Allora, sinceramente non si capisce cos'è, è una roba rossa, sarà ciliegie. C'è il simbolo sopra la serra, aspetta che guardo. Sì. Sopra la serra, no, sopra la serra è tutto vedo. Sul frontespizio, no. E basta guardare sul menu, ragazzi. Basta vedere sul menu. Aspetta qua. Vabbè, ma forse sul menu mi fa vedere anche il resto. Vabbè, dai. Perché mi fa vedere anche le altre robe, no? No, se no scopro un altro asso, no? Dovrebbe essere comunque ciliegie, ciliegie, poi vedo, mi sembra che l'ho segnato da qualche parte. Qua vi dà la possibilità di immagazzinare il compost, questa è una cosa che ha messo nella V6, vedete qua, compost lager. Se il simbolo lo metteva le pallette, no? Allora, questo invece è cavolfiore, cavolflower, solito discorso, qua va il compost, di lava l'acqua, e questo è cavolo rosso, red cabbage. Queste qua sono piante basse. Ah no, sono 6 serre, no? 4. Qua sono pomodori, guardarli così. Ma si capisce cosa c'è dentro. Sarà scritto tomato, sicuramente. Esatto, tomato. Sono 6 serre, ragazzi, no? 4. Ho sbagliato io. E qua lattuga, lettuce pallets, ovviamente come al solito, qua rullo. Cos'è che dicevi che mancava? Perché lì manca, lì per creare tutto ci vuole il compost l'acqua e i pallet. E l'acqua,
e l'acqua. Sì. Sì. Qua è tutto a posto. Ne fa cavolo rosso, pomodoro. Sì. Lattuga, ciliegia. Ciliegia, poi qual era l'altra? Aspetta, me la sono segnata sull'altro foglio. Allora. No, questo. Vabbè, quando faremo le serre qua vi dirò tutto preciso, perché adesso non trovo il foglio che avevo fatto la Wild Farmer, vabbè. Lo stesso, ragazzi. Più avanti faremo anche questo, magari sempre partendo dal discorso se c'è qualche offerta dal compare di Fernando. Questo qua volevo far vedere la strada, ma abbiamo visitato il corso. Che corso questo qua. Qua le pecorelle sono più che a posto. Sì, vedete qua sarà. Allora lassù. Pomodoro, lattuga, cavolo bianco. Brugna e fragola. 1, 2, 3, 4, 5 e sesto cos'è? No, poi qua ci sono anche le patate cotte, possiamo fare anche le patate cotte. Le carote lavate o le carote normali, cioè questo qua sono le carote normali, queste quelle lavate, anzi no, col simbolino qua su vuol dire che sono lavate e questa qua vuol dire che sono cotte. Cavolo, 7000 per le patate cotte, accidenti, va bene, bene ricordarci bene, bene. Sì, ve l'ho accennato come ho detto la volta scorsa, vi accenno un pochettino cosa c'è e poi quando c'è proprio da fare la specifica cosa, tipo va bene, andiamo giù alle serre e facciamo quello e basta, allora vi dirò guarda, questo qua è cavolo rosso, questo qua è cavolo bianco, se c'è cavolo bianco e tutto quello che c'è da approfondire. Bene. King, come va? Tutto bene? Bene, bene, bene. Adesso ti trovi meglio? Sì, sì. Con le riparazioni, con la trebbia, sei a posto? Sì. Perché c'è da guardare anche quello con la season mode, di guardare di essere in manutenzione, perché se no resti per strada. E fa 26 ore, 26 ore, 30 ore. Manutenzione necessaria entro 23 ore. Allora, ecco questo qua devo riparare. Cap, che in verità potremmo anche venderlo. Che dici, lo vendiamo il pick up? Ma sì, tanto cosa te ne fai? Sì, esatto. Fare legna, sì, fare legna, non carico niente su. Sì, potresti caricare su le cose piccole, ma perché se non lo sapete è possibile usare le cinghie anche su cap. Ma vi siete persi là. Potete vedere, arrivo qua nella zona dove se voi andate qua dietro. Allora,
spegno il motore, voi potete anche allacciare i nastri, se non lo sapevate lo sapete, visto che da quest'anno è possibile legare i carichi. E dai, ci dà anche 10.000, più che ottimo. Abbiamo guadagnato un pochettino dall'acquisto del campo, abbiamo dato 10.000 euro. Allora, usiamo la velocità della luce e ritorniamo su. Pensavo anche in qualche puntata di usare qua il trennino, magari per la legna. Mi piacerebbe usarlo per la legna. E visto che abbiamo comodo anche lassù l'aggancio con la linea ferroviaria sulla segheria, mi piacerebbe provare a usarlo magari quando siamo in tre, forse non in live, perché il legname facilmente crea qualche pesantezza grafica che non è buona a registrare in streaming. Allora magari vediamo più avanti se il discorso diventa fattibile o no. Allora, direi di fare una piccola pausa e noi ci vediamo alla fine del campo, quindi ci vediamo tra un po'. Bene ragazzi, rieccoci ritornati alla fine del campo. Come vedete c'è più di una piantola che è bagata. King ha provato anche a prendere dell'altro verso, ma non vanno via, vedete? Guardate, era proprio in mezzo alla tebbia e non gli è andata buona. Speriamo che vengano via con la ratura che mi sembra che richiesta. Qua ha fatto un po' niente sto. Beh, adesso vediamo. Forse ma riprendendole da un altro lato forse è meglio. Più da solo. È nero come il della squadra. Tono. Sì. Ok. 7.200. Sì. Va bene ragazzi, allora noi portiamo a casa i mezzi, quindi si porta a casa la tebbia e lascia, anzi Lady Farmer lascia a piedi King Farmer che è da giù. Sì. È 7.200 calcolando ragazzi che i campi che vi dà il computer non sono fertilizzati, non sono al 100%, non hanno la resa al 100%. In effetti questo rimorchio è un pochettino grande, a dire la verità, fino adesso non l'abbiamo usato ancora al 100% della sua capienza, però dai, mi piace come rimorchio e quindi ce lo teniamo per buono. L'interno è già abbastanza scuro, ma la prossima volta d'inverno non sarebbe più da lavare i mezzi perché la neve. Forse magari quando piove, anzi, visto che mi sembra che ce ne troverà. Sì, venerdì e sabato piove. Sì, ha lasciato il server, ho visto. Ecco, chiudi la puntata. Sì. Vado.
Vediamo tutto. Andiamo a fare. Buono, allora. 50.000 affari. Ok. Allora, vabbè, King si è scollegato. Ha fatto proprio uno strattone? Sì. Va bene ragazzi, allora, vediamo qua sta 22esima. Noi ci vediamo alla prossima, ringrazio King. Grazie a te, ciao a tutti. Ciao, alla prossima, vedete, commentate. Ciao a tutti. Ciao a tutti.